Cosa hanno in comune il mare di Forte dei Marmi e le splendide montagne della Val Senales nel cuore del Trentino? Molto se si parla di promozione turistica. Il consigliere con delega al turismo Simone Tonini ha presentato l'innovativo progetto che prenderà il via nelle prossime settimane. Al suo fianco i rappresentanti delle categorie economiche cittadine e una delegazione di operatori economici della Val Senales. Il 23 febbraio Forte dei Marmi sarà di scena in Trentino, dove è stata organizzata una cena in un rifugio a oltre 3.000 metri di quota. Per l'occasione, agli oltre 100 invitati, tutti operatori del settore turistico e sciistico, sarà servito un menù di mare tipicamente versiliese ad opera dello chef Amelio Fantoni. Attuerà questo progetto di promozione con una cena in un rifugio a 3.200 metri, durante la quale Forte dei Marmi illustrerà tutte le sue potenzialità turistiche ed attrattive. Il progetto poi è destinato a proseguire nel mese di settembre con uno scambio di promozione e anche addirittura una reunion di tutti gli ski college italiani che saranno presenti a Forte dei Marmi. Quando si dice Forte dei Marmi, a Bolzano e non solo, che cosa si pensa? A una località balneare, però magari non avendo bene conoscenza del territorio. E io penso che facendo anche pubblicità per Forte dei Marmi, facendo questa partnership, susciteremo sicuramente l'interesse per la zona.